Buonasera, eccomi qua. Di che cosa vi parlo oggi? Di questo libro di Matti Friedman, Il canto del fuoco, Leonard Cohen e l'incredibile tour del 1973 nel Sinai. Che cosa è successo nel 1973 nel Sinai? C'è stata la guerra dello Yom Kippur. Il 6 ottobre l'esercito siriano nelle alture del Golan e l'esercito egiziano lungo il canale di Suez hanno attaccato Israele. L'hanno attaccata nel giorno dello Yom Kippur, della festa dello Yom Kippur, che è una festa importantissima per gli ebrei. È una festa molto sentita, durante la quale anche quegli ebrei che non sono particolarmente abituati a frequentare la sinagoga, e di solito vanno in sinagoga, si digiuna, è un sabato ancora più importante degli altri sabati, si digiuna, si prega, è il giorno in cui si stabiliscono, secondo la loro religione, e chi l'anno successivo, nell'anno morirà, vivrà, chi nascerà, eccetera. Festa, ripeto, importantissima. Cosa hanno pensato i siriani e gli egiziani? Che Israele in questo momento non fosse pronta a reagire all'attacco. E all'inizio questa guerra era decisamente favorevole agli eserciti, anzi addirittura a un certo punto si pensava che potessero farcela a vincere completamente, quindi a distruggere lo Stato di Israele. Ancora giovane, nel 48 Stato di Israele, nel 73, poco più di, sono 25 anni. Bene, e cosa c'entra Leonard Cohen? Leonard Cohen si trovava a Idra, isola della Grecia, dove abitava con Marian e con un bambino, il figlio, e era in una situazione, un momento di crisi di tipo personale, familiare e anche di tipo artistico, insomma, forse addirittura aveva pensato, era un periodo in cui pensava di smettere di scrivere, certo. Insomma, non era un buon periodo per lui. E cosa ha fatto? Ha preso un aereo e se n'è andato in Israele. Non si sa far cosa, non sapeva neanche lui, che ne so, lavorare in un kibbutz, insomma, a dare una mano o a essere presente, o magari forse semplicemente andare a vedere cosa succedeva. Dopo un giorno o due che era a Tel Aviv, è stato ovviamente riconosciuto da varie persone, e un gruppo di musicisti gli ha proposto di andare a suonare al fronte, non al fronte della verità, nelle retrovie ovviamente, e del Sinai, per i soldati del Sinai. Non è una cosa strana questa, perché molte artisti fanno questo, vanno per in qualche modo risollevare il morale dei soldati, eccetera. E lui è partito. È un tour, come lo chiamano qua, del quale ci sono pochissime notizie, perché non è presente sui rendiconti dell'esercito israeliano. E gli articoli che sono stati scritti su questo tour non sono molti. Le persone che si ricordano di quello che è successo pure non sono moltissime. E questo Matti Friedman, che è l'autore appunto del libro, ha trovato dei taccuini nell'archivio di Leonard Cohen, ed è quale risalito a questo fenomeno. Lui ha preso un po' di appunti, ma non ne ha parlato tanto Leonard Cohen, non ha fatto tanta pubblicità e poi non ha più parlato per niente. Lui è andato lì insieme a questi due o tre musicisti, ha suonato qualche volta per gruppi anche numerosi, massimo 200 persone, qualche volta anche per gruppi di soldati piccolissimi, 5, 10, 20 persone, in tutte le condizioni, nei vari accampamenti, no? Dormiva, faceva la vita praticamente del soldato, addirittura è andato anche in un avamposto quasi in prima linea di là del canale di Suez, quando gli israeliani stanno riconquistando terreno. Ecco, questo libro ci racconta questa storia, cosa ha fatto, ci racconta anche, ci fa capire qualcosina sulla guerra, come è venuta la guerra. Ci sono spesso racconti di singoli soldati che poi hanno conosciuto Cohen e quindi raccontano la loro storia, alcuni sono morti in battaglia, sono morti durante la guerra, altri invece sono sopravvissuti. E lui,
l'autore del libro, quindi è andato alla ricerca di questi testimoni di quello che è successo. Molti non lo conoscevano, altri sì. Persone che raccontano di aver sentito, ma non sapevano neanche chi fosse. E poi racconta anche del come questa guerra, la parte secondo me più interessante, abbia in qualche modo ispirato Leonard Cohen. In effetti le canzoni migliori di Cohen sono venute dopo questo 1973. Di alcune canzoni se ne trae anche l'origine, per esempio Who By Fire, che è una canzone famosissima di Cohen, deriva direttamente da una delle preghiere che viene detta il giorno dello Yom Kippur, e quindi si rifà a tutta questa situazione. Un'altra cos'è, Lover, Lover, Lover pure, è dedicata a questi soldati che combattevano. Ecco, ecco qua, il libro si legge veramente molto bene, è un libro di 200 pagine, sì, circa 200 pagine, però è scritto insomma in modo molto, molto facile, insomma, molto fluido, ecco. Ed è molto molto interessante, lo consiglio, perché se conoscete Leonard Cohen, se vi interessa, se vi piace naturalmente, e magari anche se avete sentito qualcosina, anche se non in modo esaustivo, sulla guerra delle Yom Kippur del 1973, ottobre 1973, beh, insomma, questo è un libro che merita. Quindi Il canto del fuoco, sottotitolo Leonard Cohen, l'incredibile tour del 1973 nel cinema. La copertina, eccola qua. Ah, dice, per concludere, dentro ci sono varie foto che hanno un'origine varia, nel senso che i soldati che hanno preso, qualche giornalista che ha seguito, sono tutte foto, come dire, non in posa, oppure sono foto di questo tour, insomma. Eccolo qua, buona lettura, consigliato veramente.